Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro creatore Gelosso94 e benvenuti in questo video speciale nella quale vi racconterò quelli che sono stati secondo me i 10 peggiori acquisti invernali nella storia della Roma. Quei giocatori che sono stati presi per rinforzare la rosa e spingerla verso obiettivi importanti ma che in realtà hanno tutti in un modo o nell'altro fallito miseramente. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace e di scrivermi nei commenti se volete altri video di questo genere però legati anche alle altre squadre del nostro campionato. Detto questo iniziamo subito. Numero 10. Sulemane Diamutene, arrivato nel gennaio del 2009 in prestito dal Lecce. Non parliamo di un vero e proprio disastro, anzi si è reso protagonista di una partita monumentale in casa contro il temibile Arsenal. Nelle restanti partite però non è riuscito quasi mai a dare la giusta sicurezza, risultando poco adatto a palcoscenici elevati e perciò rispedito al mittente alla fine del prestito. Numero 9. Victor Ibarbo, arrivato dal Cagliari nel gennaio del 2015. Giovane talento veloce, tecnico e tremendamente buggato su FIFA 15, che però nella sua esperienza giallorossa si è rivelato poco ispirato e decisivo per la manovra di gioco giallorossa. A livello di corsa era sicuramente tra i migliori della rosa, ma sotto porte si sono visti dei limiti troppo evidenti per meritare la titolarità e in generale la maglia giallorossa. Gli 0 gol in 6 mesi possono confermare. Numero 8. Massimo Marazzina, preso dal Chievo in prestito nel gennaio del 2003. Con la maglia dei Clivenzi è stato protagonista della favola che li ha portati per la prima volta nella massima serie, ma con la Roma non è mai riuscito ad imporsi definitivamente. Solo 7 presenze da subentrato, nessun gol e nessuna bella giocata. Una delle tante meteore venute a Roma per sbocciare, ma che hanno fallito il loro obiettivo. Numero 7. Christian Wilhelmsson, arrivato dal Nantes in prestito nel gennaio del 2007. Spalletti si interessò di lui quando ancora allenava i bianconeri dell'Udinese e decise di prenderlo in inverno per dare ai titolari Totti, Mancini e Taddei una riserva di lusso sia sulla fascia che a centrocampo. Nonostante le 17 presenze complessive condite da un gol, lo svedese non riuscirà mai ad imporsi definitivamente, risultando poco adatto al campionato italiano e perciò non riscattato alla fine della suddetta stagione. Unica nota di merito, la splendida fidanzata per la quale è ancora ricordato dai tifosi giallorossi. Numero 6. Ervin Zukanovic, arrivato dalla Sampdoria in prestito nel gennaio del 2016. La Roma lo prese nel mercato invernale viste le pessime prove di Castagne e Giomber e la discontinuità del tedesco Rudiger. Il bosniaco iniziò bene e giocò diverse partite con personalità, ma col passare del tempo cominciò a perdere la concentrazione, finendo per sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare. A fine stagione, infatti, nonostante il riscatto misero, venne subito ceduto all'Atalanta senza troppi rimpianti. Numero 5. Francesco Tavano, arrivato nel gennaio del 2007 dagli spagnoli del Valencia. Uno dei tanti italiani volato all'estero per maturare e poi tornato alla base dopo pessime prestazioni. Dopo 4 anni eccellenti all'Empoli, infatti, Tavano è volato al Valencia per dimostrare finalmente le sue qualità, ma dopo sole 3 presenze e 0 gol venne spedito in prestito alla Roma, che sperava in questo modo di recuperarlo mentalmente. L'apporto offensivo però non migliorò particolarmente, arrivarono infatti solo 2 gol in 14 presenze, che non convinsero la Roma a riscattare. Numero 4. Michel Bastos, arrivato nel gennaio 2014 dagli arabi dell'Al-Ahly, uno degli esterni più forti e promettenti degli ultimi anni del campionato francese, decisivo sia con le maglie del Lille che dell'Olympique Lione. Dopo alcuni anni poco entusiasmanti in terra tedesca, il brasiliano è volato prima in Arabia e successivamente alla Roma di Garcia, che lo alternò sulla fascia offensiva e anche come terzino. A parte una sciarpa goliardica esposta per sbaglio e un bel gol in casa del Sassuolo, sono pochi i ricordi positivi della sua esperienza, e visto quello che aveva dimostrato qualche anno prima, è stata certamente una delusione. Numero 3. Nicolas Spolli, arrivato alla Roma nel 2015 in prestito dal Catania. Uno dei tanti acquisti misteriosi del calciomercato invernale 2015, arrivato come quarto difensore dopo 6 mesi difficili in B con il Catania. Garcia non lo fece giocare praticamente mai, tenendolo sempre in panchina e schierandolo solo nell'ultima partita di campionato contro il Palermo, dove tra l'altro causò il rigore dell'1-0 con un fallo stupido in area di rigore. Nient'altro da aggiungere. Numero 2. Seydou Doumbia, prelevato dal CSKA Mosca nel gennaio del 2015. Arrivato per sostituire il partente destro come bomber della squadra giallorossa, l'ivoriano arriva a Roma ubriaco fracico per la vittoria della Coppa d'Africa insieme a Gervinho, collezionando più sputi sul campo che palloni toccati ad ogni partita. Lento, impacciato, timido e distratto, dopo 6 mesi anonimi conditi da soli 2 gol in campionato, viene spedito in giro per il mondo in prestito, fino alla cessione definitiva ai poveri portoghesi dello Sporting Lisbona. A mai più rivederci. Numero 1. Fabio Junior, arrivato nel gennaio 99 dai brasiliani del Cruzeiro.
Da molti è considerata addirittura il flop più clamoroso nella storia giallorossa, alla pari col paraguayano Juan Manuel Iturbe. In patria era soprannominato Uragano e paragonato addirittura al ben più famoso Ronaldo. Le sue prime dichiarazioni furono: non paragonatemi a Ronaldo, non sono come lui. Come voler mettere le mani avanti alla pessima stagione che lo avrebbe aspettato. In un anno e mezzo colleziona la miseria di 16 presenze e 4 gol, non proprio lo stesso score dell'altro attaccante che Zeman voleva a Roma, l'ucraino Andriy Shevchenko. Bene ragazzi, questa è la classifica dei 10 peggiori giocatori che sono arrivati a Roma nella sessione di mercato invernale. Fatemi sapere nei commenti quale classifica avreste stilato voi, se c'è qualche altro giocatore che avreste messo, se non avreste messo alcuni di quelli che invece ho inserito io. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi!